Ehi, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario Power Tennis. Nello scorso video ho cominciato l'Open dell'isola, cominciando il primo incontro contro Susanna tutta panna, e ho anche visto gli altri due minigiochi nuovi che sono stati aggiunti. Ne mancano ancora altri due almeno, e bisogna vincere l'Open dell'isola per far sì che anche quelli si aprano. Quindi andiamo a parlare. Ah, devo andare al cottage a riposare. Ah, ok, scusi buon uomo, volevo solo continuare i miei incontri per arrivare prima possibile alla vittoria. Cosa che otterrò non oggi ma domani probabilmente. Oddio, ma che questa gente in camera mia che ci fa? Volete fare un pigiama party? Io sono d'accordo a fare pigiama party, ok? Ok, riposo un po', date via, fuori. Eccomi qua, devo parlare con lei buon uomo? Sì, ho controllato, come no. So solo che devo combattermi contro un gorilla. Madonna, quello è veramente Donkey Kong, guardalo. Se te ne vai posso camminare, grazie. Eccolo qua, guarda, mamma mia. Ma chi è? Oh, tu chi sei? Oddio, chi è questa? La biondona. Questa chi è? Oh, tu sei il mio avversario? Tu sei Max, saremmo avversari in questo turno. Sei qui per salutarmi prima dell'incontro. Potrei anche dargli una voce diversa da una molto profonda, ma chi se ne importa? Tu chi sei? Ah, lui è quello. Ehi, oh! Tu sai chi è, vero? No, per questo ci ho parlato. È lui, c'è un veterano del tennis, perciò comincia direttamente dal secondo turno. Sei un po' strunz, mi sa, eh? Non mi fa usare questo francesismo, però. Signor Ino. Ina, non lo so, non si capisce. È androgeno. Quindi non si capisce. Va bene così uguale. Va bene uguale. Ah, eccolo. Si prende il suo tempo, buon uomo. Magari se mettiamo degli innesti per farla muovere più velocemente le gambe. O lei si risparmia solo per la partita di tennis. Probabilmente si risparmia solo per la partita. Dai, andiamo, va. Sì, grazie, arigato. Andiamo. Sì, sono giapponesi, quindi l'inchino c'è sempre. Bisogna rispettare le loro usanze e tradizioni. È giusto così. Paese che vai. Dai. Guarda quanto cammina con le braccia. Sembra uno di quei meme che andava in giro un po' di tempo fa. Divertentissimo lui. Bene. Ah, ma Lucio inizia dal secondo e anche Ulisse iniziamo dal secondo turno. Hai capito? Il campo lo faccio vedere magari la prossima volta, che mi prudono le mani per andare avanti a giocare. Guardalo. Mamma mia, oh. Tosto lui. Oh, che forza. Ma stai buono. Oh, scusami, io non ho detto niente. Non ce l'ho con te, è che devo vincere questo incontro per forza. Mamma mia, cos'è quello? Cos'è? Sì. Ma io non sono Pirla. Stai buono, oh. Ma che t'ho fatto? Questo è cattivo. Si sbatte anche la testa. Questo è pazzo. È un maniaco. Amico mio, se tu ti sposti. Ah, ecco perché si batte la testa. Perché dice il cervello non mi funziona, quindi devo... Oh mio Dio. Vai, prendila. Mamma mia, che disastro. Ok. Boom. Vai, gioco sotto rete. Massima espressione di vitalità! Grande, sì, non... Era la tecnica micidiale del clan dei Link. Quella è una cosa un po' particolare. Voi non sapete, ma io sì. No, cosa ho fatto? Potevo fare la schiacciata e invece già stavo con il pulsante R a premere. Che poi, scusami, io vorrei capire una cosa. La palla mi è arrivata piano, perché mi ha respinto con tale forza? Buoni! Buoni! Calma, che ste voci? Sto vociare, mi distrae. No, dai, non è vero. Non è vero. Quale parità? Non è vero. La palla arriva piano, la palla. Perché poi mi sbatte via come fosse un tornado? Beccati questa. Mamma mia, che forza che c'ho. Questo è pauroso.
Ma posso vincere solo con i super colpi contro di lui? Non è una strategia molto vincente. Cioè, nel senso, sì, ma devo caricare il super colpo, ci vuole un po' di tempo. Gioco sotto rete, gioco sotto rete, gioco sotto rete! E il gioco sotto rete! Dai che vince il gioco sotto rete! Mamma mia! Ti spacchi il dito a fa sto gioco, mamma mia! Vabbè, qui l'ho cannata io, potevo fare diversamente, ma l'avevo anche notata! No! Ora! Grande! Wow! Sto tizio è devastante! Prima partita tra l'altro, non è anche la seconda, la ancora la prima stiamo. No, non ti azzardare. Vai. Ah, potevo rilassarmi un attimo. Oh yeah, ok. Stai buono però. Eccolo qui. Oddio, dai. Non è male, dai. Ripiamba questa, ripia. Se te ne vai troppo a destra, amico mio, non ci posso fare niente io. Wow! Ah, ma è il potere gravitazionale che mi sbatte via, capito? Allora, è una logica, è una logica. Non è che ha fatto a caso il potere. Bravo, Ulisse, tu sì che sei forte. Non ci picchia. E voi direte, mago, meandri, potere gravitazionale, ma che stai dicendo? Il potere gravitazionale attira, non respinge. Ma questo è un potere gravitazionale repulsivo. Che esiste, tra l'altro, non è una cosa che mi sono inventato sul momento. Cioè, è supportata da ricerche scientifiche, poi magari sono ricerche fatte male, però esiste, insomma, il centro gravitazionale che respinge. Oh, allora, tocca a lui. Vai, oi, vai, schiacciata! Ah-ah! Non mi prendi? Cioè, sì, nel senso, non mi raggiungi col punteggio, non mi prendi, quello intendevo. Sì, Donkey Kong e via. Senti, amico mio, guarda un po' qua. Tengete! Ah-ah! Lo so, non te l'aspettavi, eh. Però è veloce sto tizio, è forte e veloce. Bravo, bravo, mi piace come avversario, eh. Mica male. Davvero versatile, per tutti gli stili va bene poi. Allora, gliel'avevo mandata dall'altra parte, ma mi sa che non ha registrato l'input il gioco, perché proprio l'ha mandata dove stava lui e non dove volevo io. No, che sbaglio! Ci picchia. Dai, ok. Vabbè, questa vorrei vedere. Oppla! Bene. Ok, due partite vinte. Oh, terza partita, se vinco anche questa è fatta. Eccolo qui. Ma e quelli che stanno lì a raccogliere palle? Ha sempre preso una palla da tennis in faccia a piena potenza. Io avrei paura a stare lì, sinceramente, signorina, eh? Si faccia da parte. C'è anche il meme poi di quel ragazzo che per prendere la palla ha sbattuto contro il cartellone. Oh, la palla te la mando sempre di qua, ci capito o no? Ah, guardali. Ah, questa era seconda partita palla del gioco? Ma scusami, come funziona? Allora devo vincere anche la prossima per vincere l'incontro.
Eccolo, che arriva. Niente, non potevo. Aia. Oh! Niente. No! Ma che palla break, devo vincerla! Che palla break, quale break? Coffee break, no! Oh. Vai. Vai, vai Ulisse, vai. Mannaggia. Vai, grande. Ho ripresa. Ok. Ok. Wow. Mamma mia. Che fatica. Ma se poi fa così, sto tutto torna così. Già la seconda sto sfinito. Quando arrivo all'ultima, che succede? Ok. No! Cosa ho fatto? Perché si è avvicinato? Perché si è avvicinato? Che cosa combini? Chi ti ha detto di avvicinarti? Da solo l'ha fatto, è impazzito! Dai, no! Avevo premuto, avevo. Avevo premuto a tempo, dai, su, ma ti pozzino. Dai. Bene, bene, vinta. Wow, che incontro, wow. Amici miei, qua ci vuole un altro 2 episodi almeno prima di arrivare alla fine del torneo. Wow, mi ha sfinito sto incontro. Allora, side spin e velocità, top spin e slice, vai. Mamma mia! Mi fanno male le mani! Accidenti! Allora, il prossimo incontro abbiamo Leo, ma l'abbiamo già sconfitto una volta. Poi abbiamo Tiziana contro Dario. Beh, speriamo che vinca il più forte allora tra loro due. Ad ogni modo, amici, per questo video è tutto. Sono distrutto. Ad ogni modo, in descrizione trovate tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare. Se vi pare, io vado al cottage a riposarmi. E direi che ci becchiamo in un prossimo video. Bye bye!